Siamo con Gianluca Coghetto, sindaco di Besozzo, alla presentazione dell'evento nazionale che ci sarà in paese il 10 e l'11 di dicembre, il torneo nazionale organizzato dalla Federazione Nazionale di Calcio Balilla Paralimpico, che tra l'altro ha sede a Besozzo. Besozzo anche in questa circostanza si conferma un paese inclusivo dove lo sport è un importante veicolo. Sì, come ho detto nella presentazione della conferenza, la collaborazione con la federazione ha sviluppato in noi una sensibilità maggiore per quanto riguarda l'inclusione. Con la federazione stiamo lavorando su due progetti. Uno è quello della cartiera, dove abbiamo avuto il primo finanziamento per un bando di inclusione legato allo sport insieme in collaborazione con la federazione. L'altro progetto che stiamo sviluppando ormai da un anno e mezzo è quello di rendere la nostra stazione accessibile attraverso la realizzazione di un bagno al piano terra per tutti, ma anche la possibilità di realizzare una banchina che permetta il carico e scarico delle persone con disabilità. Questo progetto dovrà avere avvio quest'ultimo nel 2023, speriamo che RFI partecipativamente, altrimenti abbiamo dato la nostra disponibilità come comune nel realizzare opere e diciamo, completare e rendere la nostra stazione accessibile.